primo esercizio che facciamo a livello tecnico è propedeutico all'apprendimento delle scale maggiori. Noi in queste prime lezioni approfondiremo le scale maggiori in tutte e 12 le tonalità. Quindi studiate sulla parte di teoria le lezioni sugli intervalli e la lezione sulla costruzione delle scale e dopodiché potete iniziare ad affrontare questi argomenti tecnici. Allora, il primo esercizio che faremo è un esercizio in cui studiamo le prime 5 note della scala, solo 5 note, abbiamo 5 dita, possiamo evitare passaggi, sapete che esistono i passaggi, i pianisti usano passaggi del pollice per riuscire a suonare scale lunghe con 5 dita, noi eliminiamo questo problema suonando le prime 5 note della scala senza passaggi, quindi se siamo in do saranno do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Dobbiamo imparare queste prime 5 note in tutte 12 le tonalità maggiore, quindi partendo da do, partendo da re bemolle, partendo da re, mi bemolle, mi. Sappiamo che dobbiamo suonare una seconda maggiore, una terza maggiore, una quarta giusta e una quinta giusta, e sappiamo anche che dobbiamo suonare tono, tono, semitono, tono. Questo modello, questo scheletro, lo dobbiamo trasportare in tutte le tonalità. Partendo da re bemolle, tono, tono, semitono, tono. E sono le prime 5 note di re bemolle. Re, tono, tono, semitono, tono. Quindi l'esercizio che vi chiedo è di suonare le prime 5 note delle scale in tutte le tonalità e con la mano sinistra suonare la prima e la quinta di ogni tonalità. Quindi quando avete finito la scaletta, suonate anche l'arpeggio della triade. Voi sapete che la triade è prima, terza e quinta, e lo facciamo a salire e a scendere, quindi avrete re bemolle, re, mi bemolle. Ora vi do alcuni esercizi tecnici da svolgere su queste note. Il primo è il lancio delle dita. Quindi suonate immaginando di suonare molto lentamente e lanciate in alto le dita per poi tornare sulla tastiera e schiacciare il tasto che ci serve. Quindi lancio, lancio, lancio. Questo fatto in velocità. Suonare molto velocemente in un esercizio del genere. Mi raccomando, non partite già con le dita in alto. Il lancio vuol dire proprio che dal basso lanciate e abbassate, come un coccodrillo che apre improvvisamente la bocca e la chiude per mangiarsi una mosca che svolazza in zona, o un pesce. Quindi rilassati, lancio veloce, lancio, 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 lancio. Ovviamente in tutte le tonalità. L'altro invece è l'articolazione. L'articolazione prevede una maggiore velocità e dovete esasperare i movimenti come se, come quelle camminate in cui si alzano molto le ginocchia per esercitare i muscoli. Stessa cosa ma fatto con le dita, quindi estremizzate il movimento che dovete fare per suonare. L'esercizio va fatto un po' in velocità. In questo esercizio potrebbe venirvi un po' di dolore qua sotto. Se succede, cambiate subito esercizio. No, come sempre, il dolore non è negativo di per sé, diventa negativo se continuate. Un po' di dolore normale, come i muscoli non allenati, se però continuate a utilizzare una parte che è ancora delicata, che ancora non ha trovato diciamo il suo modo ideale di relazionarsi al movimento che fate, rischiate poi di farvi male. Quindi piuttosto potete decidere, invece di fare tutto l'esercizio sempre con i lanci, poi sempre articolando, fate una volta i lanci, poi fate l'articolazione sempre in do. Poi fate l'altro esercizio che invece si chiama dita preparate, cioè il contrario dei lanci, o comunque metà dei lanci. Tutte le dita in alto, scende velocemente, solo il dito che deve suonare.
l'esercizio delle dita preparate deve essere svolto molto lentamente, ma il movimento deve essere rapidissimo, quindi tra una nota e l'altra passa diverso tempo, ma la caduta del dito deve essere proprio uno scatto molto veloce. Oltre a questo facciamo poi un esercizio invece che chiamo a rallentatore, dove suonerete la scala esasperando il movimento di rotazione del polso. Voi vedete che la mano è formata da dita corte e dita lunghe, e quindi ruotiamo per assecondare il fatto che le dita corte devono essere aiutate un po' dal polso per arrivare al tasto. Quindi fate la rotazione molto morbida del polso e non articolate quasi per niente le dita, cioè in realtà è quasi il polso che vi aiuta a suonare, non è tanto il movimento articolatorio. Quando questi esercizi sono stati svolti in tutte le tonalità, ogni tanto come test, diciamo, di rilassamento, fate l'esercizio il più veloce possibile. Questa volta potete ripeterlo anche tante volte prima di passare alla prossima tonalità, e lo fate leggerissimo, il più leggero possibile, il più veloce possibile. Senza peso, cioè la mano deve essere leggerissima, è solo un discorso di velocità delle dita. Ovviamente mantenete una velocità che vi permetta di essere rilassatissimi. Io ho preso questa perché mi è comoda. Voi potete anche suonare a questa velocità. L'importante è che non ci siano rigidezze, che il suono sia abbastanza costante, non ci siano note che sono particolarmente forti e altre particolarmente piano. Quindi questi sono gli esercizi di tecnica che voi inizierete oggi, ma porterete avanti per tutto il corso, quindi ogni giorno quando vi mettete a studiare cominciate a fare qualcuno di questi esercizi. In questa parte di corso che riguarda la tecnica avrete, strada facendo, mentre il corso prosegue, sempre più esercizi da affrontare con dei video guidati, quindi andate ad attingere sempre qua, in quest'area. Un altro lavoro che dovete fare è divertirvi con le permutazioni, quindi avete 5 note della scala. Permutazioni vuol dire che invece di suonarle in ordine, dalla prima alla quinta, cambiate l'ordine. Supponiamo di avere 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 3. Quindi 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 3. Stesso discorso in re bemolle, 1, 3, 4, 2, 4, 3, 5, 4, 3. Inventate tantissime permutazioni, non è detto per esempio che dobbiate sempre partire dalla prima. Possiamo immaginare di partire per esempio dalla quinta. 5, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 4. Quindi 5, 3, 2, 4, 3, 1. Questo esercizio è un esercizio di coordinazione, per nulla diverso dagli scioglilingua. Ha la stessa funzione. Vi consiglio di canticchiarvi la melodia che viene fuori dalla permutazione. Perché è un modo per memorizzarla e riuscire poi a trasportarla in tutte le tonalità. Quindi sbizzarritevi, scrivetevi magari proprio con i numerini la permutazione che state studiando e poi la trasportate in tutte le tonalità. Questi esercizi sempre con l'accompagnamento della sinistra, che può variare. Io adesso ho tenuto prima e quinta ferma, ma se vedete che siete particolarmente veloci e vi vengono bene gli esercizi, oppure siete estremamente lenti e quindi avete tempo di pensare anche alla sinistra, potete cominciare a gestire anche la sinistra con degli esercizi di coordinazione da abbinare. Per esempio, se siamo nell'esercizio dalla prima alla quinta, che è un esercizio più semplice a livello di coordinazione perché le permutazioni prevedono uno sforzo attentivo notevole per questa mano, invece se stiamo facendo l'esercizio magari dalla prima alla quinta, possiamo contemporaneamente aggiungere qualche difficoltà nella sinistra, quindi invece di suonare per esempio prima e quinta fermi, oppure
possiamo inserire un ritmo, per esempio. Ovviamente più aumentate il grado di difficoltà in una mano e meglio è tenere l'altra un po' più ferma. L'incastro di queste due forme di controllo è molto importante per il pianista, è un po' come per il batterista gli esercizi di coordinazione mani e piedi, quindi abituatevi a gestire le due mani contemporaneamente, dare dei compiti diversi e modulare le due difficoltà a seconda delle vostre capacità. Dunque, oggi affrontiamo i primi esercizi applicati alle scale. Abbiamo la scala maggiore, la ripassiamo, facciamo l'esempio in Do maggiore. Sappiamo che per costruire la scala maggiore occorre ricordarsi la successione tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Quindi partendo da Do costruiamo la scala. Tono, tono, semitono, tono, tono, tono e semitono. E abbiamo costruito la scala. Se dovessimo costruire la stessa scala ma partendo da Re bemolle, tono, tono, semitono, semitono. E abbiamo la scala di Re bemolle. Per imparare le scale vi consiglio di visualizzare, per esempio in una scala come Re bemolle che è piena di alterazioni, una volta che l'avete costruita, visualizzate quali sono, per esempio in questo caso, le due note naturali, che sono solo due, sono Fa e Do. Il resto sono tutti bemolli. Nella scala di Do è più semplice, ovviamente sono tutte note naturali. Proviamo a fare ancora un esempio, costruiamo la scala maggiore partendo da Re. Tono, semitono, semitono. Questa è la scala. In questo caso le note alterate sono Fa diesis e Do diesis, tutte le altre sono bianche. Quindi dovete fare questo lavoro su tutte e 12 le note. Quindi abbiamo fatto Do, Re bemolle, Re, poi avremo la scala di Mi bemolle, la scala di Mi, la scala di Fa. Dobbiamo memorizzare queste 12 scale maggiori il prima possibile perché ci aiuteranno tantissimo nell'improvvisazione, le useremo tantissimo anche nella composizione, nell'elaborazione di melodie. Allora facciamo degli esercizi tecnici e li studiamo in Do maggiore e poi li trasportiamo in tutte le tonalità. Il primo esercizio che vi chiedo è di studiare la scala con il passaggio del pollice. Ovviamente, nel caso della scala di Do, il passaggio del pollice avviene dopo il terzo dito, quindi al terzo dito, passaggio del pollice, perché il problema è che abbiamo 5 dita e 8 note da suonare, compresa l'ottava, quindi in qualche modo dobbiamo arrivare a fare un passaggio che ci permetta di finire la scala. Nel caso della scala di Do, la diteggiatura è il passaggio del pollice sotto il terzo dopo il Mi, sostanzialmente. La scala di Re bemolle ha già un'altra diteggiatura. In questo caso si parte col secondo dito, secondo, terzo, pollice sul Fa, secondo, terzo, quarto, pollice sul Do. Quindi il pollice si mette sulle due note bianche, è ovvio, no? Abbiamo una mano che ha alcune note, alcune dita più corte e alcune più lunghe, certo cercheremo di non mettere il pollice sui tasti neri che sono più in alto. Quindi il trucco sul Re bemolle maggiore è il pollice sul Do e il pollice sul Fa e sul Do. Scala di Re maggiore, vale di nuovo la regola del passaggio dopo il terzo dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Scala di Mi bemolle. Questa è la scala. Abbiamo Mi bemolle, La bemolle, Si bemolle. Il passaggio del pollice avviene subito dopo il Mi bemolle. Scala di Mi maggiore. Anche in questa scala, che parte da una nota bianca, il passaggio del pollice arriva dopo il terzo. Scala di Fa. Cominciamo, la scala ha solo il Si bemolle.
In questo caso suoniamo le prime tre note e va da sé che non faremo il passaggio del pollice per arrivare al si bemolle col pollice. Andiamo avanti fino al quarto e rimandiamo il passaggio del pollice. Scala di fa diesis, si parte col secondo dito, pollice sul si, scala di sol, pollice sul do, fa diesis, la bemolle, pollice sul do, pollice sul fa, si parte col secondo, quindi pollice sul do e sul fa. Scala di la maggiore, diteggiatura canonica, dopo il terzo dito, scala di si bemolle, si parte con il secondo, subito il pollice sul do e poi di nuovo pollice sul fa. Ultima scala, quella di si maggiore, dopo il terzo dito pollice. Quindi abbiamo queste 12 scale da studiare e faremo i nostri primi esercizi di tecnica su queste scale. L'esercizio che vi chiedo oggi è quello di suonare con la mano sinistra un accompagnamento alla scala e con la mano destra la scala. Supponiamo di suonare la scala di do. La scala con il passaggio del pollice, stando attenti ad alcuni dettagli tecnici, per esempio non irrigidire la spalla, non fare miliardi di rotazioni per il passaggio del pollice, ma piuttosto ottenere una posizione della mano già orientata verso l'esterno, quindi non suonate con il polso in dentro verso di voi, che poi così quando dovete fare il passaggio dovete fare tutto un giro. Cominciate a orientare la mano già leggermente, con il braccio leggermente rivolto all'esterno e il polso già in linea verso la direzione dove dovete andare, in maniera che quando arriverete al momento di passare il pollice, senza fare grossi movimenti rotatori, avrete la comodità. Adesso sto estremizzandolo per farvelo vedere. Quello che vi chiedo è di stare attenti a non mantenere la posizione opposta. Questo in generale vale per tutte le scale, cercate di tenere la mano nella direzione, leggermente nella direzione in cui dovete andare, non il contrario. Quindi, memorizzate la scala con la sua diteggiatura. Oggi quindi cominciamo da Do. Potete articolare un po' per studiarla, ma poi l'esecuzione conviene ottimizzare i movimenti cercando invece di stare leggermente più aderenti alla tastiera, quindi non fare movimenti inutili con dispendio di energie, senza ovviamente irrigidire. Il fatto di stare vicino alla tastiera non vuol dire essere rigidi, vuol semplicemente dire evitare di sgambettare. Cerchiamo di ottimizzare i movimenti così come facciamo quando camminiamo, non occorre alzare le ginocchia fino al mento per fare dei passi, per noi è la stessa cosa. Tenete presente che le dita sono il vostro punto d'appoggio sulla tastiera, ma tutto il resto del braccio deve essere assolutamente morbido, quasi come se aveste la mano direttamente attaccata alle spalle, tutto il resto non esiste, è proprio così, morbido. Quindi, ripassiamo la scala con morbidezza, una velocità che ci consenta di non irrigidire. Se siamo leggermente troppo veloci siamo già rigidi, quindi deceleriamo un po', rallentiamo un po' per essere sicuri di non irrigidire nulla. Mano sinistra. Il primo esercizio che vi chiedo è di usare prima e quinta e terremo un ritmo Re bemolle. Re. E andiamo avanti.
rilevanti per tutte le scale, quindi prima e quinta, fondamentale e quinta di ogni scala, e ci muoviamo parallelamente. Quando prima e quinta è sicura, allunghiamo, allarghiamo la nostra posizione andando all'ottava, e il ritmo sarà. Quindi semi minima, minima, semi minima, di 4 quarti sarà 1, 2, 3, 4. Con la mano destra questa volta suoniamo crome, quindi ogni quarto qui corrisponde a due note di qua. Lo suono una volta più lento. Sinistra, tecnicamente considerate il secondo dito come il vostro perno, visto che il passaggio è ampio, dovete morbidamente ruotare la mano per raggiungere gli estremi, usando il sol come fosse il perno di un'altalena. Anche in questo caso mi raccomando, sempre molto rilassati. Quindi prima, quinta, ottava, re bemolle. Ultima variazione dell'esercizio per oggi di tecnica, suoniamo prima, quinta, ottava una volta, prima, quinta e nona la seconda volta. Potete variare questo esercizio e inventare dei nuovi accompagnamenti. Il prossimo che vi suggerisco, per esempio, è questa volta suonare una volta 1, 5, 8, 5, l'altra volta 1, 5, 9, 5 e aggiungiamo anche 1, 5, 10, 5, che è poi la terza. Quindi andiamo all'ottava, alla nona e alla decima. Di nuovo nona, ottava. Questa volta suoniamo lentamente e tutte crome, quindi sarebbe come dire... fare, diciamo, ondulatorio per l'ottava sarà più stancante per la nona e estremamente ampio per la decima. Potete anche decidere di usare il terzo dito quando andate alla decima, quindi avete secondo, secondo e sulla bemolle terzo per andare alla decima e poi di nuovo secondo. Questo per quanto riguarda la sinistra, quindi abbiamo diversi tipi di accompagnamento. Prima e quinta, prima, quinta e ottava e poi alla decima. L'accompagnamento alla decima prevede anche il sollevamento del polso, nel senso che se io devo prendere un intervallo esteso, se lo prendo da sotto faccio molta più fatica a ruotare. Quindi più devo allungarmi e meglio è, lo faccio rallentatore, usare la rotazione sul secondo dito sollevando leggermente il polso. Vediamo anche sui tasti neri. Quindi non da sotto, non di piatto, ma dall'alto, rotazione dall'alto. Potreste sentire tirare questa parte. Se ciò avviene, rilassate e piuttosto ritornate a fare un po' di quinte. Tutte le volte che sentite una rigidezza, per un certo verso è normale perché sono movimenti nuovi, quindi cercate di rilassare tutti i muscoli tranne quelli che vi servono per svolgere l'esercizio, quindi se sentite dolore alla spalla c'è qualcosa che non va, se sentite dolore qui è più normale perché state stendendo i muscoli per cercare di fare un esercizio. Un dolore di questo tipo è normale, ma non deve essere assecondato, anche perché il dolore fa poi rigidezza da altre parti, quindi piuttosto
alternate, fate magari una volta l'esercizio esteso e poi tornate subito alle quinte per qualche minuto. Piuttosto cambiate spesso tonalità perché la conformazione delle diverse scale fa sì che anche i movimenti siano leggermente diversi, quindi ciò che tira, per esempio, in re bemolle, tira meno sui tasti bianchi, o ancora meno, magari in re. Quindi cambiando la tonalità spesso si evita anche di fossilizzarsi su un movimento che può essere alla lunga un po' faticoso. La varietà e il cambiare spesso esercizio da un punto di vista tecnico è fondamentale. Proprio per rimanere elastici e non arrivare ad atrofizzarsi su dei meccanismi magari non sempre corretti. Per quanto riguarda la mano destra, potete ottimizzare il tempo che mentre studiate queste formule di accompagnamento, potete decidere di cominciare ad affrontare alcuni intervalli. Quindi invece di suonare la scala avanti e indietro, potete invece decidere di suonare la scala per esempio, terze. Quindi 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2. Questa la potete anche estendere a due ottave. Poi 5, 3, 4, 2, 3, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Potete anche suonare molto banalmente solo con due dita gli intervalli. Quindi sempre per esempio con 2, 4. Questo più che un esercizio tecnico è un esercizio di memorizzazione della scala. Per capire bene quali note la compongono, trasformiamo l'esercizio invece che suonarla sempre di seguito in aree intervallari. È proprio per memorizzare, in Do è facile, ma in Re bemolle già ricordarsi quali sono le note nere e quali sono le note bianche. Se cominciamo a cambiare l'ordine invece che suonarle di seguito, diventa più complicato e quindi è un buon esercizio per memorizzare le alterazioni. Potete anche suonare per quarte. In questo caso ho usato 1-4. Potete farlo anche. Buon lavoro.